Dagosando. Di Peter Sloterdijk, il grande filosofo tedesco che ha scritto La critica della ragion cinica nel 1983, io ho letto Stato di morte apparente e quindi ne ho apprezzato, diciamo, la caustica efficacia espositiva. Quindi pensate che bella sorpresa quando su uno degli ultimi numeri dell'Espresso ho visto che si è occupato di grigio. Opaco, sfuggente, noioso è il colore dell'indecisione, l'aggettivo dei burocrati, il sinonimo di una politica senza visione. E invece no, sostiene appunto Sloterdijk, che da Dante a Cézanne spiega perché è questa, grigio appunto, la tinta della contemporaneità. Leggere, sapere, partecipare.